un'attenzione particolare proporzionata alla entità dell'operazione e al peso criminale dei soggetti che ne sono rimasti coinvolti. Tutto è partito dalla denuncia di un libero professionista bresciano strozzato dagli usurai che non ha ceduto alle minacce e alle pressioni dei suoi aguzzini e ha deciso di denunciarli. Aveva chiesto aiuto economico dopo il lockdown ed era finito nelle mani di soggetti legati all'Ndrangheta che a fronte dei 50.000 euro prestati hanno chiesto 19.500 euro di interessi oltre ai 45.000 già versati. La denuncia del bresciano ha scoperchiato un giro imponente di estorsioni ed usura di stampo mafioso. Dopo quasi un anno di indagini, questo lunedì mattina sono scattati gli arresti, 16 le misure cautelari che hanno raggiunto altrettante persone nelle province di Brescia, Milano, Reggio Calabria, Cremona ed Ascoli Piceno. Ad eseguirle la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e i Carabinieri su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia che ha coordinato le indagini. 14 le persone finite dietro le sbarre, 2 ai domiciliari. Sono state eseguite anche 20 perquisizioni, sono stati sequestrati oltre 77.000 euro. Le persone indagate devono rispondere a vario titolo di usura ed estorsione commessi con metodo mafioso. Le indagini condotte dalla prima divisione del servizio centrale operativo della DAC, dalla squadra mobile della questura di Brescia, dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza, proiettate anche all'estero, hanno accertato che le persone indagate hanno stretti legami con una cosca dell'Ndrangheta tra le più potenti della piana di Gioia Tauro, la famiglia Facchineri, ed hanno accertato pure che questa profonde infiltrazioni nel tessuto economico bresciano. Il centro del business erano frodi fiscali, riciclaggio ed usura. L'attività degli investigatori, diretta dal sostituto procuratore della Repubblica Roberta Panico della Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, con i sostituti procuratori Erika Battaglia e Carlotta Bernardini, ha permesso di documentare, nonostante il periodo di lockdown, numerosi episodi di intimidazioni, estorsioni, accordi e pagamenti usurari, vere e proprie vendite di denaro. Se gli usurati non pagavano o saldavano le rate in ritardo, venivano vessati e minacciati. Le indagini che sono ancora in corso hanno portato anche a scoprire società cartiere che attraverso le emissioni di fatture false hanno assicurato giri di decine di milioni di euro in favore di imprese locali. In questo modo le imprese mafiose inquinano l'economia pulita, si infiltrano e la scalzano ed è per questo che è importante che gli imprenditori onesti che finiscono nelle mani di queste persone denuncino. Rispetto a questa inchiesta sono 4 quelli per cui si stanno organizzando misure di prevenzione e di sicurezza.